Qua ci sono dei demoni che vogliono parlare, vediamo. Ah, che pacco. Ma perché dobbiamo farlo? Oh, quei due sono demoni. Cos'ha in mente il Game Master quando si inventa questa roba? Davvero non capisco l'arte moderna. Non dirlo a me, amico. Nessuno sa davvero cosa abbia in mente. Comunque, dobbiamo eliminare questo cumulo prima che ci veda. Davvero, se ci vede portare via il suo tesoro, siamo fritti! Così come se ignoriamo gli ordini della signorina Konishi. Siamo fra l'incudine e il martello. Oh, sembra che stiano trasportando via quella pila di spazzatura. Alla velocità a cui vanno ci vorrà un bel po'. Beh, lasciamoli fare. Lasciamoli lavorare. Il radar qui reagisce, ma non credo sia quella che stiamo cercando. Ah, bene. Quindi dobbiamo cercare i cumuli di spazzatura? Perché in realtà abbiamo, ecco appunto, abbiamo anche dove c'erano gli altri due demoni. Un altro cumulo di immondizia. Il tristo raccoglitore colpisce ancora. Conosci qualcun altro che tirerebbe su una roba simile? Eh? C'è qualcosa scritto sopra. Qualsiasi albero può far cadere mele. Io farò cadere una luna intera. Cosa? Credo voglia dire che è meglio della forza di gravità. Il radar qui reagisce, ma non credo sia quello che stiamo cercando. Andiamo avanti. Oh, ma guarda, i nostri cari amiconi. Nessuno 6 per Kariya, 0 per Uzuki. Ancora uno! Posso ancora rimontare! Ma che demoni? Stanno combattendo. Questo Timpin è davvero complicato. Forse è troppo complicato per te. Silenzio e gioca! E slam! Perché sta cosa del Timpin? Si stanno annoiando. Aspetta un... Di nuovo tu! Chi gioca il gioco due volte? Comunque, mi piacerebbe cancellarti ora, ma siamo al giù le mani. Giù le mani. E questo che cosa vuol dire? Ordini dall'alto. Il Game Master dice che nessuno deve toccare i giocatori. Ma aspetta, perché dovrebbe... Vorrei tanto saperlo. Ah, il telefono, un secondo. Parla Yashiro. Pronto? Cioè... Cosa? Parla più forte. È uno scherzo? Ah, ma chi diavolo... Ok, che roba inquietante. Comunque, per farla breve, non posso giocare con voi ora, quindi ciaone! Perché fermare i demoni? Che vuole fare? Io non capisco. E chi lo sa? Con quell'ego probabilmente vuole giocare al gioco da solo. Non mi sorprenderebbe. Comunque, quel segnale è più debole. Proviamo in un altro punto. Va bene, continuiamo a muoverci. Come un fulmine al ciel sereno, è ora che ti faccio una lezione di Timpin. Non hai fatto neanche la rima. Oh no, ma non mi fai passare quindi. Ma ti prego, ma ti pare che perderò tempo a giocare a Timpin? Le due ragazze, ciao! Da quanto tempo? Oh, e allora com'è andata ieri? Siete andati al torneo, giusto? Più o meno. Voglio dire, siamo andati, ma... Makoto dice che si è stufato di Timpin Slammer. Ce ne siamo andati a metà gara. Cosa? Che peccato! Ultimamente è davvero cambiato. Mi chiedo se sia qualcosa che ho detto. Non è colpa tua, Ai. Non abbatterti. Grazie. Ehi, che ne dici di un po' di ramen? C'è un nuovo posto a Dogenzaka. Il principe ne ha parlato benissimo nel suo blog. Dai, andiamo a vedere. Ok, certo. Grazie, Mina. Un nuovo posto che vende ramen, eh? Ramen. Io sono più un tipo da shio, semplice e buono. E tu, Neku? Mi chiedo cosa cambi scegliere questa roba. Anche a me piace il salato, dai. Sì, probabilmente Shio. Ma tu pensa, praticamente gemelli. Sarà il destino. Non lo so se questa cosa ha qualche tipo di ripercussione o meno, però vabbè, dai, ci stava. A me piace il salato. Allora, se c'è il tizio vestito di nero, è palese che quella non sia la via giusta, o comunque non sia la via principale, mentre se c'è il tipo rosso, è palese che sia lui. Indovina chi c'è? Come un fulmine a ciel sereno, il questionario del demone dovrei rispondere appieno. Pronti a divertirti? Allora cominciamo! Domanda 1. Il posto perfetto per prendere un caffè a Cat Street, Wildcat. Quale delle seguenti cose troverai sul menù? Oh no, la zuppa di mais? Davvero?
Domanda 2. Ho lasciato il cuore nella cabina telefonica dell'amore di Shibuya. Ne avrete di certo sentito parlare, no? Dicono che se la usate per telefonare alla persona che vi piace, questa ricambierà il vostro amore in un istante. Utile, eh? Allora dove si trova? Vicino al molco? È la risposta definitiva? Domanda 3. Cambiamo un po' l'argomento. Proviamo con questo. Ha scritto l'offerta musicale e quella che sarà poi chiamata aria della quarta corda. È famoso, è tedesco, eh? Beethoven no, Mozart no, forse Bach? Cosa? Sul serio? Ok, ecco i risultati. Questionario del demone round 3. E dov'è il 2? A quanto pare... hai sbagliato. Non posso lasciarvi passare finché non lo superate. È così che funziona il questionario del demone. Studiate e provate di nuovo. Sono abbastanza sicuro sulla seconda domanda. Non sono sicuro delle altre due. Riproviamo un attimo. Domanda 1. Wildcat, cosa trovate sul menu? La Buila Bis. Domanda 2. Cabina telefonica dell'amore. Questa vado sul sicuro, vicino al molco. Domanda 3. Aria della quarta corda. Bach. Ok, ecco i risultati. Questionario del demone, round 3. A quanto pare... l'avete superato, perciò potete passare. Alla fine, come al solito, ne ho sbagliata solo una. Ma anche se dimenticherete il questionario, vi garantisco che lui si ricorderà di voi. Ci rivedremo ancora. Per il momento vi saluto. Statua di Achiko. È da un po' che non passavamo da Achiko, effettivamente. Aspetta, Neko, il segnale si fa più debole. Allora stiamo andando dalla parte sbagliata, ovviamente. Vabbè, non importa, facciamoci un giro. Tasso sincronizzazione 40, PF massimi 16, mica male. Beh, fa la stessa roba delle patate, solo che ci dà un po' più di sincronizzazione, vabbè. Prendiamone due giusto per sicurezza. Un piatto nuovo. PF massimi 34% e vuoi una vipera rossa. Grazie, non so dove sia. Vabbè, prendiamo anche due hamburger, dai, a sto punto. I soldi ce li abbiamo. Volete passare? Vediamo, esatto. Allora trasformate Natural Puppy nel brand più esaltante della zona. Fate che diventi il numero uno di quest'area. Fate attenzione alle spille e ai vestiti che indossate in battaglia, ok? Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. E vai. Morbido cotone. Così. Ho 50 da 5.000 yen. Quanto ci faccio a venderle tutte, scusami? 250.000. Vendiamone magari, una decina. Un oggetto missione per Neku, vediamo. Metallo raro, Hirokame e Tektite. Va bene, perché no? Perché no? Ci aumenta i punti esperienza se facciamo roba a mezz'aria, quindi va bene. Proseguiamo allora verso di qua. Ah, dove hanno fatto il negozio di ramen. Dove ci siamo già passati l'altra volta. Eh? Mm? Cosa? Ricevi qualcosa? Già, quello. La fila per il ramen? Cos'è quella fila? Andiamo a dare un'occhiata. Ehi, aspetta! Ma allora cos'è che cerchiamo? Non mi sembri molto contento, eh? Ah, no, lui è il negozio di ramen vecchio. L'altra fila è per il negozio nuovo, immagino. Che è questo qua, ok. Proviamo ad andare un attimo alla East, che è da... il secondo giorno che non ci andiamo, credo, che c'era questo negozio che non siamo mai più rientrati. Che però vende le stesse robe che c'ha già anche l'altro negozio, però. Conosco un mio amico che impazzirebbe per questi vestiti. Vediamo di qua come si passa. Eh? Come butta, giocatori? Volete eliminare la barriera? Per prima cosa portatemi un fattore di supporto, è una spilla. E poi parleremo. Ce l'ha il numero 30. Questa non è tanto facile. Se volete indizi, cercate il rumore numero 29. Ok, tutto quello che hai appena detto è stato un attimo complicato, amico. Il numero 30... ah, questa qui! Non è tanto difficile ucciderla, il tanto è difficile trovarla, sicuramente. E ora però sono curioso di vedere se riesco a trovarla e ottenere la spilla. Guarda, proprio per sfregio. Per sfregio te lo faccio. Proprio per sfregio voglio trovarla, sta spilla, ora. Beccati il colpo di luce! Donna mia, sta spilla... diventa un po' complicato giocare così con certe spille, però è fattibile. E sono sicuro che la medusa rossa non appare. Quanto ci fai? Colpo di luce! Aia! Che basta! Ma mi lanciano via! Ma... ecco fatto. Dobbiamo trovare la medusa. Dove si può trovare non lo so. Aspetta, scusa un attimo. Nemico irrispettoso. Una spilla nuova, voglio vederla.
Mi sa che l'abbiamo preso dal granchio. Tocca un ostacolo. Si può evolvere, ok. Si evolve sia usandola sia lasciandola da parte. Ok, allora inizierei proprio con lasciarla da parte. Oh, anello guardiano. Bella. Io stavo ancora cercando la medusa, pensa te. Utilizza automaticamente qualsiasi spilla recupero PF indossata da Neku per ripristinare PF non appena si esauriscono per metà. E beh, è interessante. Cioè, un'autocura senza star lì che tu la vai a toccare, ci sta. Classe Angelo. Bello. E si può evolvere lasciandola da parte. Beccati sta insalata, tu. Ok, non ha detto che gli fa schifo almeno. E tu beccati sto super hamburger. Ok, ho dovuto avere un attimo d'aiuto esterno qua per trovarlo. Ma devo impostare la difficoltà su facile. Aumentiamo il nostro tasso di ritrovamento il più possibile. Il noise numero 30 si produce automaticamente dalle meduse. Cioè noi dobbiamo lasciarle fare per un attimo e loro si dividono dopo un po'. Forse dovrei farne una. Ecco, facciamola dividere. Proviamo così. Ah, è diventata blu. Niente, è diventata blu anche questa. Ce la faremo, prima o poi. Ce la farai a diventare rossa, te lo giuro. Lo fanno apposta, appaiono solo blu. Oh, finalmente. Finalmente, vieni qua e dammi quella spilla. Oh, finalmente. Ci hai messo una vita ad apparire, ma ce l'abbiamo fatta. Spero sia la spilla giusta almeno. Fattore di supporto, yes. Aggiungi utilizzi extra alle spille con il numero limitato di utilizzi. Bello questo. Sì, lo so che dovrei andare avanti con la missione, però mi sono impuntato che volevo quella spilla. Bastardo, ce l'ho ottenuta. Adesso gliela tiro in faccia, tieni, l'ho ottenuta. Ehi, wow, davvero notevole. Potete passare, eh? Oh, e tenete. Ne ho mangiato un po', ma potete finirlo voi. Che schifo. Cioè, hai mangiato un po' di hamburger, ci dai il resto. Vabbè, grazie. Spero intendessi un po' nel senso che ne ha mangiati un po' di quantità. Negozio principale di Shibukuyo. Sembrano interessanti queste scarpe. Quasi quasi le compro. Dimmi la loro abilità, maledetto. Aggiungi un'ulteriore spilla. No, se non avessi speso quel cazzo di coso prima. No. Perché no? Potevamo avere un'altra spilla. Dammi sto robo che tanto non so neanche cosa fa. No, mi sento uno stronzo ad aver speso quella spilla rossa prima per niente. O meglio, per niente, tra virgolette. Spero che uno dei prossimi bottini di qualche boss o qualcosa di simile sia una di quelle spille, ti prego. E ora sappiamo almeno dove andare. Adesso sappiamo che il prossimo di quei cosi rossi che otteniamo lo dobbiamo usare là. Punto. È un negozio di ramen. Sembra piuttosto nuovo. Il mio telefono dice che questo è il posto. Qui. Ehi, non si salta la fila. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Dovete aspettare il vostro turno come tutti gli altri. Allora aspetteremo fuori. Non va bene. Come fa la gente a sapere che siamo fuori se siamo invisibili? Oh, la Madonna. Aspetta, fuori siamo invisibili. Non possiamo fare la fila. Te ne sei accorto solo ora. Ah, e la fila non si accorcia mai. Il segnale viene decisamente da qui dentro, però. Stavamo cercando del ramen. Non sarebbe fighissimo? Senti, dimmelo e basta. Cosa stiamo cercando? Aspetta, lo senti? Non capisco perché quel posto è così popolare. Il gusto non è niente di eccezionale. Negatività. E viene da lui, sta fissando la fila. Credi ci sia qualcosa che non va con il negozio? Questo potrebbe spiegare il segnale che ho captato. Iniziamo con il rumore su quel tizio. Andiamo a vedere la sua invidia allora. Fermati un attimo. Anzi, fermati il cazzo, aspetta. Rialziamo di un pochino. Ecco qua. Dicevo, vieni e combatti. Ah, ma sono semplici meduse. E io che già mi aspettavo chissà cosa. Ecco fatto.
Non riesco a colpire. Quando ci sono gli ostacoli di mezzo, diventa improponibile colpire i nemici. Diventa veramente improponibile. E abbiamo digerito il mega panino. Potenziamento attacco e barriera crepitante. Bella la barriera. Bah, cosa sto facendo qui fuori? Non posso stare fermo a lamentarmi. Devo pensare a una nuova idea rivoluzionaria per il ramen. Ed è entrato. Andiamo da lui e parliamogli. Tanto questa fila non va da nessuna parte. Già. E non c'è neanche la missione. Che strano. Avanti, avanti! Oh. Ah, cos'è questo odore? Non vedo nessun altro, ma... sembra sia aperto. Cosa ordiniamo oggi, ragazzi? Abbiamo una nuova prelibatezza di stagione in offerta limitata, il Gran Bottino. Ma che razza di nome sarebbe? Ho paura di chiedere cosa c'è dentro. Io vado sul sicuro, grazie. Mi dia un semplice emozionante, per me invece un Gran Bottino. Impossibile, è molto coraggioso e molto stupido. Anche per lui. Cosa? Ma certo, eccoli qua. Aspetta, ma sono già fatti. Bello! Ma è fighissimo! Questo è cibo! Porca miseria, con quell'aspetto e voglia! È fantastico! Ah, se lo mangia! Signore, questo è eccellente! Ti piace? Hai buon gusto, figliolo! Che c'è che non va? Mangia finché è caldo, Neku! Giusto. Eh? Non è cattivo, anzi è piuttosto buono. Il formaggio è un gusto nascosto che dà corpo alla zuppa. L'audace aggiunta di un intero dentice aggiunge gusto e presenza, ma anche un senso di austera maestosità. Per essere ragazzo ne sai di cose. Mi fa piacere che ci sia ancora gente a Shibuya che ne capisce. Ammetto che è gustoso, ma comunque, chi ordinerebbe una cosa simile? Chiuso anche oggi? Un altro cliente? Siamo aperti! Non li vedi questi clienti? Non posso lavorare se mi stai fra i piedi, vattene! Ah, è il tipo di prima. Ah, scusa, colpa mia. Il posto era così vuoto che ho pensato... Allora, hai pensato alla mia offerta? Questo è il tizio che ci ha mandati via dall'altro negozio. Perché ha l'aria così familiare? Non ho niente da dirti, ora vattene! Dai, amico, ho bisogno di una risposta. Fatti un favore e unisciti a noi. Ti garantisco i profitti andranno alle stelle. Cosa vuole la gente di Shibuya da una ciotola di ramen? Non è il gusto, è l'avventura, qualcosa di diverso. Mangiare ramen in questa città è un evento, un'esperienza. Quell'esperienza inizia dal momento in cui si mettono in fila. Ciò che conta è la presentazione, come li vendi. Sono sicuro che metà di loro non sanno distinguere un buon ramen. Comunque, pensaci. L'offerta resta valida solo per un mese. Ragazzi, mi dispiace che abbiate dovuto assistere. Si trova nei guai? Forse sì, se perfino voi ragazzi me lo chiedete. Cos'è? Vuoi sentire tutta la storia? E a che scopo? Non possiamo aiutarlo. Shh, cosa stai... Ascoltiamolo. A volte le persone hanno solo bisogno di essere ascoltate. E potremmo persino essere in grado di risolvere il suo problema. Altrimenti non preoccuparti, ti prometto che dirò di no. È vero, Shiki l'aveva detto. Possiamo ascoltare, ma non si aspetti dei miracoli. Ehi, è più che sufficiente. Allora, continui pure. Come vedete, gli affari non vanno a gonfie vele. Se non ottengo dei buoni ricavi questo mese, dovrò chiudere bottega. Ma il ramen è buonissimo, chiude. Beh, se lascio che questi tizi rilevino il locale, posso continuare. Ma lei non vuole. Il ramen che servono non è cattivo, ma non c'è amore. Per loro il ramen è solo il modo per fare soldi. E poi attirano i clienti con trucchi subdoli, non con il gusto. Io dico che deve essere il cibo a parlare. Ma che... Ah, inizia lo show. Uscite pure e guardate da voi. Ci sarà il principe, sicuro. Ecco appunto. È il principe, è così bello! Questo ramen è divino! Aspetta, quello... Ah no, eravamo noi, pensavo che era il tizio. Il tizio che ho incontrato al 104. Il signore involtino di tonno piccante o qualcosa di simile. È entrato nell'altro ristorante di ramen. Andiamo a vedere. Vende una nuova spilla.
premi uno spazio vuoto. Big Bang. Da sola questa spilla non ha alcun potere. Interessante. Mi servono 5.000 yen se la voglio. Ramen mistico. Cosa vuoi in cambio? Tectite, pollo gigante e noodle raffinati. E abbiamo ottenuto i noodles, appunto. Vediamo. 5. Dove si ottengono sti 5 yen? Ditemelo almeno. Porca miseria. Li volete, ma non mi dice nessuno dove si prendono sti 5 yen. Vediamo, potremmo entrare? Secondo me no. Squisito, raggiunge la pace dei sensi. F questo ramen, F sta per favoloso. Oh mio Dio, l'hai sentito? L'ha effato. Lui effa solo le cose che gli piacciono davvero. Voglio provare lo stesso che ha preso lui. Quello? Eiji Oji, il principe del tedio. Il suo blog F al mondo fa 100.000 visitatori al giorno. Che sicuramente al tempo dell'uscita di questo gioco erano tantissimi. Oggi come oggi sicuramente sono anche pochi. Così mi hanno detto. Quando il principe parla di un posto nel suo blog, succede questo. La gente arriva a frotte. Beh, i noodles hanno un bel aspetto. Sì, non sono male. Già. Non hanno lasciato niente al caso nella presentazione. Aspetta, cosa? Lo staff balla mentre cucina. Temo sia metà cibo e metà spettacolino. Questo non è un parco giochi. Capisco cosa voleva dire con avventura. Il ramen gustoso, la location eclettica. So che i miei lettori adoreranno questo posto. Sicuramente tornerò presto. È sempre un piacere, signore. Questo mese c'è l'offerta speciale per l'inaugurazione. Ogni cliente si porta a casa un piccolo omaggio. Fammi indovinare, la spilla rossa. Qualcosa di speciale. Vi regaliamo la spilla più in voga della città. Questa. Ecco, appunto. Wow, ma quella è super rara. Possiamo davvero averne una tutti? Quella spilla? Sì, è quella che abbiamo pubblicizzato per una missione. Ma non mi dire. Io e Shiki dovevamo farla diventare popolare. Aspetta un attimo. Ma è lui, quel tizio in giacca e cravatta è il promoter. Un altro dei tuoi amici, Neku. Ha un aspetto completamente diverso, quasi non lo riconoscevo. La gente è fatta così, fa in fretta a voltare faccia. Altro che faccia, quella è una metamorfosi. Comunque, interessante. Ok, Neku, andiamo, eh? Se restiamo qui, ci sgrideranno di nuovo per aver saltato la fila. D'accordo, andiamo. Cavoli, Neku. Credo che abbiamo un caso fra le mani, eh? Un nuovo negozio di ramen fa il botto sulla scena locale. Il proprietario fa successo da un giorno all'altro. E quelle spille rosse. Potrebbe essere questo che ha captato il mio telefono. Credi che le spille siano la fonte del picco di energia? Oh, e non dimentichiamo il ramen che non vende. Strano, non credi? Considerato quanto è buono? Pronto? Mi stai ascoltando? È deciso. Trascorreremo la giornata a cercare di risolvere il mistero. Perché esplorare? Io non ignorerò questa missione. Quale missione, Neku? Ora, iniziamo a indagare sul perché questo posto abbia tanto successo. Ok, io dove devo andare? Forse devo tornare dal tizio. Ecco, appunto. Devo fare meglio di quella sottospecie di negozio di ramen. Mi serve qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco. Vediamo. Cosa potrebbe piacere ai giovani? Cosa va di moda? Mi serve qualcosa. È inutile. Non mi viene in mente niente. Quasi, ma no. Ok, perché non è apparsa la spilla? Scusami un secondo. Forse devo trovare le parole. Aspetta un attimo. Vediamo di qua. No, nessuno ha un pensiero qua. Peccato. Speravo apparisse qualche nuova parola da imprinting. Principe, amico, così mi fai morire. Mick, devi rispettare il contratto, no? Ma... Ehi, sono quei due. Sembra ci siano problemi in paradiso. Andiamo a controllare. Perché hai modificato il post sul blog? Te l'ho detto. È il mio blog, lo scrivo io. Lo capisco, principe. Davvero? Ma questi sono affari. La tua popolarità è una cosa seria. Io la rispetto. Ma il testo che hai scritto... zoppica. Non mi farà vendere ramen. Ne abbiamo parlato quando hai firmato il contratto. Io fornisco il testo. Ma Mick, così non è più il mio blog. E poi il ramen che servi qui non è così buono. Quando ho fatto l'assaggio di prova era buonissimo, ma... è che non voglio mentire, né di persona né nel mio blog. Non posso farlo quando i miei fan... Eiji... Ciccio, principe, va tutto bene. A nessuna di quelle persone frega niente del sapore. Mi segui, tutto ruota attorno all'immagine e vince chi vende di più.
Nick, ti mando il nuovo testo con delle foto entro stasera. Mettile sul blog domani, ok? Ottimo, ci si becca? Ah, esattamente. Anche se sembra che il principe sia stufo di fare la marionetta. Aspetta. Ehi, i rumori lo hanno preso. È così. Principino, abbiamo problemi, eh? Oh, è una rana. Granchietti, eh? Ecco fatto, semplice e pulito. Vediamo, abbiamo ottenuto qualcosa? Un altro angelo guardiano, ma che culo. Potenziamento della difesa. Yes! Sì! Sì! Non va bene. Non posso mentire al mio pubblico. Devo parlare con Mika ancora una volta. Il mio blog lo scrivo io. Io ci metto i miei pensieri, i miei sentimenti, il ramen che mi piace davvero mangiare. Ah, mi manca la vecchia roba. Come il ramen che mi faceva Sebastian. Solo noodles e brodo, caldo, semplice ramen. Ucciderei per averne una ciotola. Perfino il principe del tedio ha i suoi dolori. Un po' come tutti. Non so perché si è fissato così con il ramen. Abbiamo tutti le nostre fissazioni. Io non capisco. Ma certo che no. Cosa? Tutti hanno i piccoli mondi interiori. Un giardino segreto dove entrano solo loro. Ogni mondo segue la propria logica interna, l'individualità. E la logica di un mondo non significa niente di un altro. Capire gli altri non è difficile, Neku, è impossibile. Già. Anche se potessi, non vorrei vedere dentro le altre persone, che si tengono pure i loro giardini segreti, grazie. Oh, una nuova parola. Semplice. Ah, i due ragazzini del team Pin Slammer. Tu, dammi quella cazzo di cosa di missione. Yes, 5 spille. Abbiamo 5 dannatissime spille, finalmente. Non è tanto perché finalmente ne posso usare 5, ma perché posso farne evolvere 5 alla volta. Cristiano. Oh, finalmente. Io mi porterei questa qua della cura. Oppure se vogliamo andare sul semplice posso rimettere questa qui che fa danni. Beh, per adesso non mi sembra di avere grandi difficoltà con i nemici, quindi magari metterei questa. Mentre di qua, per quelle che si evolvono con l'attesa, l'angelo guardiano. Se vedo che inizio ad avere difficoltà, gli metto al posto di quella del sushi quella che mi cura. Vediamo sti due ragazzini che dicono. Ehi, Hammer, l'hai visto lo spettacolo di ieri? Ma certo. Cavoli, Slamurai è il migliore. Le cose sono surriscaldate alla fine. Lo sapevo che la morte nascondeva qualcosa del suo passato. Di brutto. Perché poi Nero si sarebbe fatto vedere lì? A meno che lui e Giallo non siano fratelli, wow! Non vedo l'ora di arrivare la prossima settimana. E poi c'è il film che esce il mese prossimo. Non ci sto più dentro. Di che diavolo stanno parlando? È il programma di ragazzini di Jim Pin Slamurai. È molto popolare. Il capo, Morte, è invischiato in un duello con il suo rivale Nero. Almeno fino alla prossima settimana. Il mio partner guarda la TV dei ragazzini. Oh. Giallo. Io pensavo fosse un dialogo extra che non servisse a nulla, invece mi ha dato una parola. Una parola che sicuramente non serve al nostro amico. Al nostro amico serve la parola semplice. Oh, di nuovo Mick. Grazie a tutti per essere venuti oggi. Apprezziamo la pazienza. Per scusarci della vostra attesa, vi offriamo una di queste spille in omaggio. Disegnate da carte difficilissime da reperire. Oggi è la vostra ultima possibilità di ottenere queste spille qui, gente. Il mio telefono sta reagendo. A quelle spille. È di quelle che vai a caccia. Spille rare. Non esattamente. Sto cercando una cosa. Allora, Kat ha disegnato quelle spille. Kat è il famoso grafico, giusto? Sì e no. Fa opere d'arte, vestiti, persino mobili. E questo è solo l'inizio. Foto, musica, video. Kat è ricco di talenti. Shibuya piene dei suoi cartelloni pubblicitari. Come quella Towa Records. Già. Kat non fa semplici opere d'arte. Kat è arte. Certo che ne sai di cose. Sei un fan? Certo che sì. Kat punta tutto a godersi ogni momento con tutto se stesso. Fai quello che vuoi, come vuoi e quando vuoi. Non è fighissimo? Wow, sembri proprio devoto. Ecco perché la cosa mi irrita. Sta
stanno usando il lavoro di Kat per irretire la gente. Ma non mi dire. Vediamo se posso aiutarti. Cosa vogliono i ragazzi di oggi? Qualcosa di giallo. No, semplice. Sì, ci sono. Avanti, avanti. Ehi, vi aspettavo. Assaggiate, ditemi cosa ne pensate. Ma non è del semplicissimo ramen vecchio stile. Interessante. Beh, vediamo. Aspetta. Per favore, fallo provare a me. Va bene. Tieni, prova pure. Grazie, buon appetito. Incredibile, è normale che del ramen sia così buono. F questo ramen, F fino al settimo cielo. Sarebbe un complimento. Ma certo, F sta per favoloso. Eppure, questo ramen è eccezionale. Mi faccia indovinare. Un intero pollo del brodo. Quello è un accendo di osso di maiale, alghe e sardine. Il tutto si amalgama insieme così perfettamente. Davvero, l'opera di un grande artigiano del ramen. Questo è il ramen come lo faceva Sebastian. È lo stesso ramen che ho sempre fatto. Non ho cambiato niente. Servo solo lo stesso ramen che mangerei io. Fra tutti i sapori, io riesco a gustare anche l'amore che ci mette. Il suo amore per il ramen. No, il suo amore per gli amanti del ramen. Lei è... Sei tu, Sebastian. Tutti hanno momenti difficili nella vita. La prossima volta che ti senti giù, passa di qui e fatti una ciotola. Ricorda, il futuro è la lavagna vuota e tu sei il gesso. Il futuro è una lavagna vuota. Forse è una stanza vuota, gente. Considerando che questo posto sparirà fra un mese, cosa? E tu, principe ciccino, tu sei la mia pubblicità ambulante. Non puoi mica andare a mangiare nella concorrenza, ti pare? Ho preso una decisione, Mick. Non lavorerò più con te. Ciccio, carino, calma. Stai veleggiando, principe. L'ho capito dopo aver provato il nuovo ramen di Sebastian. Mi rifiuto di far parte di questo. Non se devo continuare a mentire. Mi hai capito male, Mick. Un negozio non è buono perché la gente ne parla. È il prodotto, il gusto. La gente parla di un negozio se è buono. C'è l'amor nella zuppa di Sebastian. L'amor per la gente che lo mangia. Questo è il tipo di ramen che voglio far conoscere alla gente. Ehi, G. Shibuya oggi è inondata di avventura. Ah no, era lui. Senza vedere non sai mai chi parla. E quando tutti ti offrono qualcosa di diverso, inizi ad aver voglia delle cose tradizionali. Sono rassicuranti. L'amore è sempre stato il miglior ingrediente segreto al mondo. E riempi molto di più che la sola pancia. Amore, eh? Credo di averlo dimenticato da qualche parte lungo la strada, anche se ne parlavo in continuazione. Quei nuovi esperimenti mi servivano solo per cercare di sfondare sulla scena. Ho dimenticato la cosa più importante, il sorriso di un cliente soddisfatto quando ha finito di mangiare. Il mio lavoro è fare ramen che renda felici le persone. La popolarità non è il buon motivo per modificare il mio piatto. Ho perso tutto questo tempo. Ma tu hai ancora il gesso. Giusto. Posso cucinare un sacco di ramen in un mese. Ce la metterò tutta. Spero che il locale di quel tizio decolli. Stavo pensando qualcosa di diverso. Forse qui a Shibuya tutti cercano qualcosa e tentano di sbirciare nei mondi dei loro vicini. Quando quei vicini cambiano, sono spaventati. Sentono che devono cambiare loro stessi, perfino ciò che li rende chi sono veramente. È vero, non vuoi cambiare, ma non vuoi neanche essere lasciato indietro. Certo che no, non possiamo vivere la vita da soli. Siamo parte di una comunità, dobbiamo vivere secondo le regole. E più ci leghiamo agli altri, più complicate si fanno le regole. Già, e più persone ci sono a trattenerti. Non voglio vivere in un mondo soffocato dalle regole. Io vivo libero, come Kat. È più semplice se sto da solo. Non sono il bersaglio di nessuno. Nessuno mi fa da zavorra. Le persone non sono fatte per capirsi a vicenda. Lo penso anche io. Quindi preferisco sbarazzarmi di loro. Cosa? Proprio come te, Neku. Quelle cuffie che indossi la dicono lunga. Sì, e allora? Non mi piacciono gli altri. Non mi interessa sbirciare nel mondo degli altri. Quindi tu non entrare nel mio. Il mio mondo è tutto ciò di cui ho bisogno. A meno che... Guarda che ore sono. E ancora niente missione. Ora probabilmente è troppo tardi. La nostra piccola caccia dovrà continuare domani. Eh? Il segnale sta scomparendo. Ma prima stava reagendo a quelle spille, giusto? Sta ancora segnando debolmente la mia. Ce n'era un mucchio prima. Forse si sono aggiunte a un segnale più forte. Ma perché la spilla di Kat, poi? Non è quello che sto cercando, questo lo so. Ok,
Allora, cos'è che stai cercando? Beh, per dirla semplice, sto cercando quello che rileva questo radar. Ma che... wow, ora sì che è tutto chiaro. Ma cosa cavolo sta cercando questo qui? E chi lo sa? Chapter closed.